Oggi la Regione organizza la conferenza educativa regionale, scuola, formazione professionale, imprese, terzo settore, comuni, per capire come orientare i fondi europei 14-20 e la pianificazione triennale regionale. In questo momento la scuola è tornata all'attenzione del Paese. Noi vogliamo fare un lavoro che è stato preparato da quasi un anno per dare delle linee molto concrete alle nostre autonomie scolastiche. Dobbiamo incrementare l'offerta formativa e renderla sempre più moderna, efficace e a stretto contatto col mercato del lavoro. Oggi verranno presentati 1000 questionari, studenti delle superiori di Radio Jeans e Zainet, i media che vengono gestiti dagli studenti, che intervistano altri ragazzi. E quindi è interessante vedere qual è la percezione che loro hanno della scuola. Scuola digitale è un punto fermo, la Regione ha già previsto 2 milioni di investimenti perché evidentemente i ragazzi navigano tutto il giorno, in rete vivono emozioni, amicizie, crisi, depressioni, riconoscono il gruppo dei pari e la scuola non può non utilizzare questi strumenti. Dobbiamo educare i ragazzi a stare in rete. E la scuola digitale ovviamente modifica, sviluppa, rende ancora più completa la didattica. Questa è l'esperienza delle scuole, delle classi 2.0 che noi vogliamo diffondere e abbiamo lanciato Università, Ufficio Scolastico Regionale, Regione, tutte le autonomie scolastiche, un'alleanza per la scuola digitale in Liguria. Ho detto tante volte che è importante per le attività economiche e produttive, che è importante per la pubblica amministrazione, è importante anche molto per i ragazzi, per i bimbi e per i ragazzi, per i bimbi e per i ragazzi che molto spesso comunicano con i loro coetanei attraverso la rete e poi perché a scuola è veramente una divisione, una discriminazione non poter usare la moderna tecnologia, la lavagna elettronica, il tablet, internet, la rete come strumento di apprendimento di conoscenze. Praticamente ormai questa banda è in tutta la Liguria, banda larga, stiamo arrivando anche in alcune frazioni molto piccole, non ci sarà più scuola che non sia servita, ma approfitto anche di questa occasione per dire se ci fosse ancora qualche realtà in difficoltà di dircelo perché possiamo colmare questa lacuna.